Continua l'impegno del consigliere regionale Maria Ricchiuti sulla problematica del bullismo un po' su tutto il territorio regionale. Ha partecipato anche lo scorso 30 dicembre 2018 al convegno tenutosi presso il comune di Perito riguardante tale problematica sociale. L'abbiamo avuta ai nostri microfoni. Sì, stasera a Perito, in un contesto natalizio festivo, abbiamo dedicato un momento di riflessione al bullismo e al cyberbullismo, perché parlare di queste tematiche culturali che rappresentano fenomeni sociali e generazionali non è mai troppo, cioè non è mai abbastanza. Tant'è vero che stasera, devo dire, l'amministrazione comunale ha messo in piedi un incontro di alto spessore, perché è riuscita a coinvolgere tutti gli attori protagonisti del sistema educativo, dalle famiglie alla scuola, alle associazioni di volontariato e alle istituzioni pubbliche, per renderle sensibili e per farle lavorare insieme. Ripeto, il bullismo in realtà non è qualcosa di distante da noi. È vero che nel nostro Cilento, per fortuna, i casi di bullismo non sono così, diciamo, attenzionati, o meglio, non ci sono così tanti casi di bullismo, per fortuna, però parlare di questo fenomeno aiuta a prevenirlo, aiuta a combatterlo, e questa è stata l'occasione anche per presentare la legge regionale che è stata approvata all'unanimità nel 2017 in Regione Campania, di cui ho avuto l'onore e l'onere di seguire i lavori come relatrice, ed è stato anche un momento, questo, ripeto, per mettere insieme tutte le forze e per far capire che alla fine non sono i nostri ragazzi, i nostri giovani, non si nasce delinquenti, non sono delinquenti nati, ma lo si diventa perché si ricevono modelli educativi sbagliati, scorretti. Allora noi dobbiamo intervenire sulla formazione e sull'educazione, partendo però dagli adulti, dalle famiglie. L'ha detto prima durante il convegno. Sì, ho ovviamente messo al centro della mia riflessione l'attenzione alla famiglia. Succedono episodi di bullismo, di violenza in generale, perché c'è una vulnerabilità del sistema familiare oggi davvero pericolosa. La famiglia ha perso quello che è il suo significato, il suo senso originario, ha perso anche quelle che erano le caratteristiche proprio di una famiglia. Oggi il rapporto famiglia, inteso come rapporto genitori-figli e genitori e scuola, è completamente saltato. Allora, se non torniamo alle origini e non ricostituiamo questa simbiosi istituzionale in maniera sana, in maniera corretta, allora è chiaro ed è anche purtroppo naturale che ci siano dei problemi, di fenomeni di violenza, di aggressività e anche di conflittualità. Dobbiamo, l'ho detto stasera in maniera ancora più diretta, dobbiamo recuperare il senso della famiglia.